Facciamola sostare che invece se ne sono occupati Luca Caldarella e Gennaro Bonaccorso. Quindi Luca sì. Caldarella mi pare, vero? Esattamente, vabbè. Non Caldarella, Caldarella. Caldarella. Allora, la sostare in realtà è una partecipata delle partecipate, nel senso che il suo capitale sociale è detenuto dalla Catania Multiservizi. È una SRL, il capitale ammonta ammonta a 316.000 euro. Qui la situazione è un po' particolare, perché in realtà la sostare non offre niente all'automobilista catanese, non vende nulla se non l'occupazione di uno spazio per altro già pubblico. Il paradosso qual è? Il paradosso è che la sostare ha 7 milioni di debiti. Non vi sto più a tediare con le cifre, vi dico soltanto che uno dei principali artefici di questo debito è il comune di Catania, nel senso che la sostare offre servizi al comune di Catania e il comune di Catania non li paga. Quali servizi offre la sostare al comune? Molti non lo sanno, ma in realtà la sostare si occupa anche della manutenzione della segnaletica stradale, della segnaletica semaforica, e poi l'ultima novità è rappresentata dalle ganasce, che insomma, sui quali nutro molti dubbi di costituzionalità. E in altre città i servizi della sostare in realtà vengono svolti in economia dal corpo di polizia municipale. In realtà qui il comune, per la persona di Stanganelli, si anzi vantava di aver ridotto il corpo di vigili urbani, ha esternalizzato i servizi e poi non li ha pagati, quindi ha anche una sua logica. Dipendenti, ecco, la sostare è un carrozzone, è una cosa mostruosa, 243 dipendenti, erano partiti da 165, c'è stato un vortice di elezioni e sono arrivati a 243. Come li hanno reclutati? Concorso pubblico, ma anche a parlarne. Sono stati reclutati dagli ex LSU, quindi un metodo molto sbrigativo e anche abbastanza pratico, soprattutto quando ci sono elezioni nel mezzo. Il Consiglio di Stato, proprio su questo ultimo punto, è intervenuto più volte per sottolineare come il concorso pubblico sarebbe... Come? Lavoratori clientelismo, va. Sì, sono stati presi dall'AMP, trasferiti alla sostare, quindi adesso pesano sulla sostare. Il Consiglio di Stato, diciamo, più volte è intervenuto dicendo che non è auspicabile il concorso pubblico, ma addirittura doveroso, però qui neanche a parlarne. Quanto pesano questi 243 dipendenti? Allora, qui abbiamo opinioni discordanti. Secondo Stanganelli pesano solo 1,5 milioni di euro. Secondo, in realtà, il progetto di bilancio della sostare peserebbero 5,5 milioni. In realtà qui si è su cifre pazzesche, perché rappresenterebbero, se quest'ultimo dato fosse vero, il 70% delle entrate della sostare. Praticamente si gratta il biglietto per pagare soltanto quello che ti controlla se hai pagato il biglietto, cioè un circolo spaventoso che poi non porta nulla al comune. Futuro della sostare. La sostare verrà collocata sul mercato, verrà privatizzata tramite procedure di evidenza pubblica. Non si sa se e chi sarà disposto ad acquistare questo carrozzone che già ora, in virtù delle ultime assunzioni, lavora in perdita, cioè la sostare per fare girare questi tizi col cappellino e la giacchetta perde. Ha una perdita di circa 100.000 euro. Quindi la soluzione qual è? O l'aumento del costo del biglietto orario, che alla sostare dicono essere il più basso d'Italia, d'Europa, del mondo, ma in realtà non è vero. Basta andare a Siracusa, dove il biglietto costa 52 centesimi, anche a Messina allo stesso prezzo. O aumentare gli stalli a pagamento. L'anno scorso sono aumentati da 4.000 a 8.000 circa. La scusa era la perdita dei parcheggi di Corso Sicilia, ma in realtà non è vero, perché hanno dipinto di blu intere zone della città, soprattutto la parte est, dove peraltro non è stato rispettato nemmeno la proporzione fra stalli a pagamento e non a pagamento. Comunque,
lo deciderà un giudice nel corso dei prossimi mesi su iniziativa del sottoscritto. Altre ipotesi verosimile è quella dell'accorpamento della sostare all'Ante. In questo caso saranno debiti che si sommano ad altri debiti. L'Ante ha un debito di 92 milioni di euro, si accorpa la sostare, non si sa a quanto potrà aumentare. Infine, un'altra strada per risanare la sostare attraverso la privatizzazione potrebbe essere la solita, soprattutto qui in Sicilia, di vendere la sostale e poi ricambiare tramite clientele sotto banco, ma insomma qui stiamo fantasticando. Ho concluso, grazie a tutti. Grazie a Luca Causarella per questo suo intervento. Quindi torniamo alla Sidra. Danilo Puglietti, ecco qua. E allora Sidra. Tutto inizio nel 1967, quando l'amministrazione, facciamo un po' di storia giusto per capire di che cosa si parla. Quindi tutto inizio nel 1967, quando l'amministrazione comunale requisisce e comincia a gestire direttamente tutti gli impianti delle acque di Casalotto. La società omonima era di proprietà del marchese Domenico Bocanaccorsi di Casalotto, principe di Ruberdone, che era anche allora c'erano i doppi, i tripli incarichi, senatore del regno, sindaco di Catania, presidente della provincia, però era anche proprietario della sorgente Reitana, che mise a disposizione della città realizzando un'imponente condotta idrica di 15 km, stiamo parlando all'inizio del Novecento, la quale costituisce tuttora l'ossatura del sistema idrico catanese. Quindi il nostro sistema idrico vanta questa storia che comunque rimane, diciamo, dagli inizi del Novecento l'acquedotto, come vedremo, perderà il 40% dell'acqua che viene immessa. Dopo la creazione nel 1971 dell'acquedotto, dell'azienda acquedotto municipale e l'acquisizione nel 1995 della società Etnacque, nasce ufficialmente nel 1996 la Sidra S.p.A. La Sidra è un'azienda speciale del Comune di Catania, dotata dei caratteri di autonomia imprenditoriale e personalità giuridica, è una S.p.A. Come da statuto, le sue aziende consistono nella gestione dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile, irriguo ed industriale nel Comune di Catania e in alcuni comuni limitrofi: Santa Caterina di Battiato, San Giovanni da Punta, Tremestieri di Ipneo, Gravina, San Gregorio e Mister Bianco, nell'erogazione dell'acqua all'ingrosso, contribuendo all'alimentazione di altri sistemi distributivi e nella gestione delle fognature e della depurazione delle acque reflue, dove ovviamente ci siano i sistemi di captazione delle acque reflue e di fognatura e di depurazione. Ai sensi della legge Galli ed in forza a un contratto di servizio stipulato con il Comune di Catania, la Sidra gestisce in esclusiva dal marzo-aprile del 2001 il servizio idrico integrato, previo trasferimento alla società della rete fognaria e dell'impianto di depurazione di Pantano d'Arci. Alla società Acque di Casalotto rimane l'attività di acquedotto per i comuni di Acicastello, Acicatena, San Gregorio, Tremestieri, Gravina, Valverde, Aci Sant'Antonio, Aci Reale, Giarre e per le Ferrovie dello Stato. Per completezza di informazione è necessario evidenziare che invece la parte occidentale della provincia di Catania è gestita da un'altra partecipata del comune che si chiama ACOSET, azienda consorziale servizi etnei, il cui bilancio registra all'anno 2008 una perdita di 1 milione e 200 mila euro, con un incremento pari al 33% rispetto alla perdita dell'anno precedente. La Sidra è interamente partecipata dal Comune di Catania, quest'ultimo possiede 3.000 azioni ordinari del valore di 10 euro ciascuno, infatti il capitale sociale è 30 milioni di euro. Per quanto riguarda l'organizzazione interna, la forma amministrativa è adottata è quella del Consiglio di Amministrazione. Abbiamo già citato Maurizio Lanza, Salvatore Monti e Giorgio Santonocito, che sono rispettivamente il Presidente, il Consigliere e il Consigliere del CDA, nonché il Salvatore Monti è stato Segretario Generale CISL della provincia di Catania, il Maurizio Lanza è direttore generale del Comune di Catania, nonché
Li...